Scossone in vetta al campionato di C-Gold pugliese di pallacanestro maschile. L'incrocio al vertice della sedicesima giornata sorride ad Action Now Monopoli che si prende in un colpo solo i due punti e il primo posto. La vittoria per 75-49 in casa di pallacanestro Lupa Lecce vale l'aggancio a quota 26 e, di fatto, il sorpasso al primo posto per la migliore differenza canestri negli scontri diretti. Avanti, sin dalle prime battute, i ragazzi di coach Ambrico, miglior realizzatore Torrisi con 19 punti e soprattutto attacco salentino contenuto. Procede compatto il terzetto di inseguitrici salite a 20 dopo i rispettivi successi casalinghi. Restano in serie positiva Nuova Pallacanestro Ceglie e Tecno Switch Rubo. I gialloblu brindisini battono Nuova Pallacanestro Monteruni per 83 a 76, allungando dopo l'intervallo con i 16 punti di Kvetanovic. Non bastano gli ospiti 27 di Di Prospero. Meglio di lui, al Palacolombo di Ruvo, riesce a fare la quintana, miglior marcatore nel 99-68 inflitto a Vieste. Da segnalare anche i 21 punti del suo compagno Jovic, oltre ai 19 di Sorrentino sull'altro fronte. Ci vuole invece un tempo supplementare per vedere Cestistica Ostuni prevalere su Libertas Altamura. 80-67, il risultato finale con rimonta ospite nell'ultimo periodo, prima del nuovo allungo dei padroni di casa nell'overtime. 20 punti a testa per Caloi e Kazevicius, uno in più dell'Altamurano Barozzi. E ancora pollice verso per Kus Ionico, sconfitto a Francavilla per 85-74, un successo che restituisce serenità alla Suavegel, che trova i suoi uomini più ispirati in Ljojić 17 e Dyson 22, quest'ultimo eguagliato da Dassels fra i Tarantini. La classifica resta fluida soprattutto nella seconda parte, che raccoglie 6 squadre in appena 2 punti, da 12 a 10. Merito di Mola New Basket, che ottiene la quinta vittoria stagionale a Castellaneta. Valentino domata sul 91-77 con due terzi dei punti ospiti concentrati nelle mani di Kimes, Gachet e Prete. Per i biancorossi da segnalare i 21 di Angelini e i 20 di Mihailov. Nel prossimo turno fari ancora puntati sulle prime due. Monopoli in casa contro Ruvo, Lecce ad Altamura.